Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritornati su Kirby e la Terra Perduta. Ieri abbiamo finito tutti i minigiochi riguardanti la città di Waterdeep, finendo proprio adesso, già proprio adesso, l'ultimo minigioco di Rotola Kirby. Adesso iniziamo subito con Oasis Perdis, vabbè, fa niente. Iniziamo subito. Oasis Perdis. Ovviamente sono sempre gli stessi identici livelli. Non cambia di una virgola del mondo 2. Però sono comunque tutti da fare, quindi muoviamoci subito. Perché ovviamente... Ok, dobbiamo utilizzare per forza tempesta di ghiaccio. Lo facciamo. Perché dobbiamo farlo. E adesso in pratica dovremmo riaffrontare tutte quante le, possiamo dire, boss fight, tutti quanti i livelli di... Ok, del mondo d'oceano. Già. Oasi voce d'oceano. E una cavaliera selvaggia, no, sarà difficilissimo. Perché si ghiaccia all'improvviso. O forse no. Mamma mia. Non immaginavo questo attacco. Meriti questo. Mamma mia ragazzi, mamma mia. 3, 2, 1. È morto. Vado a metà life. Ok. Non lo ricordavo che ci fosse questa, però fa niente. Ok, tutto deve una cosa. 9 su 40, perfetto. E già la prima zona l'abbiamo fatta. Via con la seconda. Sì, non c'è molto da dire effettivamente su queste zone, perché le abbiamo tutte rifatte e rifatte per il 100%, però fa niente. Ok. Avete esploratore. Che serve per fare questo. Ok, perfetto. Vediamo un po' se sta qualcos'altro. No, a quanto pare no. Ok, perfetto. Sono leggermente diversi, perché qui tipo stava bomba, io mi ricordo. Qua stava l'abilità bomba, io me lo ricordo molto bene, perché era un'abilità che aspettavo. Qua serve l'abilità esploratore, perfetto. E qui c'è un altro frammento dell'anima di Leonard. Questo mi viene Leonardo, non lo so neanche io. Però fa niente. Aspetta, adesso con l'esploratore spaziale basta fare... Non si può fare. Ah, non funziona? Ah, perfetto. Allora era per adesso che l'ho detto, che avevamo? O forse no. Sì. E lo perdo. Vabbè, fa niente. Esploratore spaziale buono. Cosa che volevo imparare a fare prima della fine. Questo è da sperare per l'abilità granata di certo. Vediamo un po' c'è qualcosa. No, non c'è niente. Volevo imparare a schivare ambient attack.
Ma è giusto uno. Ecco, così. È facilissima come cosa, solo che io non la so fare. Perfetto. Meno male. Che è stato visto il mio pericolo. Subito. Se accorse l'aiuto. Spoiler, c'era questo. Vabbè, fa niente. Quelli sono solo inutili dettagli che a nessuno tipo importa. Il bello è che solo io so come glitchare nella pietra. Spoiler, non è vero. Questo lo fanno anche tantissimi altri, solo che io non vedo il video. Guarda, ti chiedi. Non è difficile dire solo io perché. Sapete com'è. Dai, già, già. Skip. Mamma mia, quanto lo sapevo. Che ci fosse qualcosa. Qua? C'è qualcos'altro? No, ok. Sapevo che ci fosse un barco. Non fa niente. È già abbastanza. Altro. No, no, altra pietra. Altro. Altro barco. Sì. Altra. Altro frammento dell'anima di Leongar. Ce l'abbiamo fatta. Via. Mamma mia, solo tre. Prendiamo questo che è l'abilità forse migliore del gioco. Probabile, sarà molto potente dopo fuoco di vulcano e spada. Vediamo un po'. Ok. Però non mi ha detto che abbiamo raccolto tutti i frammenti. Questa è una cosa importante. Ok. Ok. Qua quindi non sta niente. C'è una Ufi così a caso. È meglio la beta civile. Beh, a sto punto, visto che si ha. Perché non dare una bella lezione al nostro Doug Desert? Vediamo un po', vediamo un po'. Vabbè, vabbè. Diciamo che abbiamo preso tutte e due, sia Doug Desert che io. Meno 100, fa niente, le abbiamo spese 1000 soltanto per fare una missione che richiedeva poco. Hai da riflettere tutta la zona, perfetto. Io adoro questo tipo di cose. Ah, non solo la zona salvata per checkpoint. Va bene. Allora prendiamo lama circolare. Buono. No! No, Kirby! 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 Oh no! Dai, che ce la facciamo, dai, che ce la facciamo! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Come ho preso quelli? Vabbè, parliamo. Soltanto parliamo. Vediamo un po'. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Aia, granata di certo. Buono, circa. Diciamo che fa le cose al posto mio. Il tranetto era degonfiabile. Va bene. Ok. Sto odiando particolarmente questo tipo di livello. Tutti i livelli marini in qualsiasi gioco in cui ci si trovi sono fastidiosissimi. Oh, ok. Va bene. Mi sento che è finito. Però dobbiamo andare contro corrente. Senza fare ovviamente pubblicità a nessuno, però. Diciamo la corrente marina, quella è.
Martello, perché no? Martello mascherato. Mamma mia, che potenza, ragazzi. Che potenza. Solo che avete così tanta potenza. Boom, boom, boom. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. È potentissimo questa abilità adesso. Opla. Opla. Vieni qui, vieni qui. Io avrei solo la luce. E si muore, che bello. E si muore, che bello. E si muore, che bello. Boom. Ok. Questo l'abbiamo preso. Ora ci mancano gli altri. Ok, questo l'ho preso finalmente. Poi faccio prendere quello. Con che logica? Ok, molto stato. Perfetto, che va contro ovviamente la legge della fisica, giusto? Sì, giusto. Concordo apertamente. E piena legge. Ok, botto per fosse. Attenzione, e qua c'è l'altro. Perfetto. Dai, altro. Perfetto. Vai, perfetto. Ok, dai. Dai, e... boom. Ok. E ce ne sono addirittura tre. Perfettissimamente perfetto. Ok. Non l'ho raccolti tutti, attenzione gente, attenzione. Si vede che saranno qui. Vediamo un po'. Dov'è che manca? Ah, eccolo qua. Perfetto. Passiamo alla prossima zona. Via. Allora. Trivella. Granata ricerca. Va bene, metalite, dai. Mamma mia. Ok, fronde illusorio, così a caso. Mi sembra leggermente esagerata come questo. Giusto leggermente, eh. Mamma mia. Ok, con calma. Si sistema tutto con la calma. Uno, due, tre, okay. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, mamma mia, attenzione, e niente, non vale che, cos'è, ma cos'è, come si fa ad evitare, ma ci metteremo 3 ore soltanto per arrivare, dove si sta short, davvero un labirinto, Incredible Maze. Ok. Perfetto, facciamo più danno così. Almeno. Se avessi aumentato la potenza. Com'è che si fa davvero? Solo con la difesa si fa. Boom! E si sconfigge lo stesso, costi quel che costi. Adesso dobbiamo soltanto ripetere tutto quanto da capo, come al solito. Per trovare le anime di Leongar che ci manca. I frammenti dell'anima di Leongar che ci manca.
Mamma mia. Che bel Leon, guarda. C'è una che si chiama Grifiolina e l'altra che si chiama Leon, guarda. Nomi più normali no, eh. Comunque ne mancano 4, sono tantissimi. E andiamo a sistemare subito la faccenda. Queste sono le macerie di Meraviglia. Sì, lo sappiamo. Ok, iniziamo quindi. Andiamo a vedere dove l'abbiamo mancate. Ok ragazzi, l'ho visto. Oltre che c'è questo, c'è anche quello. Ok, l'abbiamo azzeccato. Sicuramente stanno 3 frammenti di Leon Guard che proprio ci servono per finirlo. Ok, in questa zona però. Perfetto. E ora ci manca soltanto uno che si trova nella zona delle raffiche del mare. Quindi. Ah no. Qua. Vabbè, fai niente. Non ho detto bene. Cos'è, dove sarà? Ah, eccolo. Non si vedeva proprio. Ok, adesso che l'abbiamo trovato possiamo fare forse uno skip, sì, possiamo fare uno skip. E con l'abilità Spiro Cristallo finire e andare direttamente dal boss. E noi finalmente possiamo concludere qui non l'episodio ma Oasi Perdis. Infatti l'episodio è molto corto e potremmo fare direttamente il 100% di finalmente davvero più vito di Rosgar. Ok, siamo a 98. Perfetto. E adesso andiamo direttamente da Rosgar. Ah, ieri abbiamo trovato un codice, non abbiamo neanche preso il regalo. Bene, ci serviva. Vediamo un po' che cosa dice il guardia di erudito. Allora. Non ho dimenticato nessun oggetto. Le barre un po' del maximo finora è ben 6.300.000, vabbè, è salvato. Ok, livello mondiale giocatore era salvato, tutti quelli, perfetto. Vuoi sentire altro? No, per il momento no. Io ovviamente ho parlato apposta con lui, cioè per avere questa figurina, perché immaginavo già di averla. Sì, è per questo. Cioè adesso io dormirò, ma voi vedete direttamente il primo livello da fare del livello per i video di Oscar. Cosa è successo? Cos'è questo? Martello mascherato alla prova! Qualcuno l'abbiamo preso da King Dedede. Immaginavo che ci fosse uno là. Infatti stavo provando molte volte a farlo molto molto bene, perché poi non avevamo neanche finito di fare. Mamma mia, altro che gli alleati di Kid Dedede. Wow, è una bomba. Uno, due, tre, boom. Via. Mamma mia. Boom. Venite, venite, venite. Perché non venite? Siete lenti.
Boom. Boom. 2, 3 Boom. Che cosa? Cosa succede? È possibile? Ok, grazie. Ma cosa? Muori, basta. Ma quanti ne stanno di nemici? Mamma mia. Ok, mi sa che abbiamo quasi finito. Dai, e via. 1, 2, 3 Ok, perfetto. Lasciate la mia abilità al lama. E perfetto. E preso finalmente. Mi sa che si poteva fare un secondo meglio. Ma io ho preso una bellissima cosa, assolutamente. Si taglia. Ce l'abbiamo fatta, finalmente, only first try, e anche 5 secondi in meno, solo first try, sì, assolutamente, sono da 20 minuti a fare la stessa identica cosa, è molto lungo come livello, già, me ne sono accorto, ma direi di passare subito al completamento dei livelli, non farti mai schiacciare, velocizzazione, wahoo! Perfetto. Finalmente. E non sono mai stato schiacciato. Circa. Sempre circa. Detto questo, direi di andare già al prossimo livello, visto che abbiamo pochissimi minuti ancora. Cioè pochissimi secondi più che altro. E vedere un pochettino che cosa ci manca. Alla bestia in assemblea non lo possiamo fare. Però sconfiggere tutte le bestie nell'area iniziale sì, lo possiamo fare, e anche velocemente. Quello di prima non lo potevamo fare soltanto perché non abbiamo proprio il tempo materiale per farlo, non per altro. E qua ci dovrebbe essere anche un piccolo secret. Perfetto. E allora si inizia con la velocizzazione. Perfetto, è già fatto. Ci vediamo alla fine. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. 10 minuti per completare questo livello. Solo 10. Per fare che cosa? Solo per. Abbiamo trovato un altro. Finalmente.
Non mi ricordo quanto ne mancano, mi sa 2. Uno ancora. Però fa niente. Non è il giubbato di collezione di figurine, che adesso andiamo a controllare. Detto questo, comunque, io direi subito di salutarci. Ne mancano 3, però fa niente. E di lasciarci già per i prossimi episodi, dove sicuramente, se sarà molto breve, potremo fare sicuramente questo. E direi quindi di non perderci chiacchiere, di salutarci e di rivederci in un prossimo episodio. Ovviamente, se vi volete iscrivere al canale, se i contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale. Potete farlo cliccando a destra dello schermo, invece a sinistra, per vedere delle playlist del mio canale, ovvero la playlist di Kirby la Terra Perduta e un altro video. Detto questo, noi ci vediamo. Ciao a tutti.